Buonasera a tutti i gentili telespettatori, benvenuti a questa puntata speciale delle Marche nel Pallone, in onda eccezionalmente per questo turno infrasettimanale di Lega Pro e Serie D ed eccezionalmente quest'oggi sul canale 111, rigorosamente in diretta, sono da poco passate le 21. Un breve riepilogo di quanto è successo in questi 2 giorni calcistica in terza divisione, quindi in Lega Pro si è giocato ieri. Ed in luce la Maceratese che ha colto la sua terza vittoria in trasferta imponendosi a Teramo molto oltre l'1-0 conclusivo firmato Federico Palmieri. Pareggi da accogliere con soddisfazione per quanto riguarda l'Ancona, invece in casa con il Padova e per il Fano sul campo del Modena. Il redivivo Momentea ha regalato il 2-2 ai dorici contro il Padova, appunto, mentre i Granata hanno impattato lo scontro diretto per la salvezza sul campo del Modena. Meno sorrisi invece a San Benedetto per il nulla di fatto a Sant'Arcangelo, propiziato dagli exploit del portiere Aridità. In Serie D invece si è giocato oggi e dobbiamo registrare la sorprendente caduta casalinga del Materica, battuto dal Romagna Centro, ma i biancorossi restano ancora in testa alla classifica in compagnia del San Nicolò che invece ha pareggiato a Vasto. Ne ha approfittato ma solo parzialmente la Fermana, 1-1 in casa con la San Maurese, mentre la Vispesero si è aggiudicata lo scontro diretto con l'Agnonese 4-1. Con la doppietta di Falomi e le reti di Ficola e Ridolfi, mentre in extremis la Jesina è andata a vincere a Chieti, la Civitanovese ha battuto per 2-1 il Castelfidardo. Con noi a tenerci compagnia questa sera l'attaccante della Recanatese Marco Villanova. Buonasera Marco Buonasera. e buonasera anche alla nostra Sara. Buonasera. Ci ricorda come intervenire in trasmissione, ovviamente. Sì, ovviamente attendiamo come ogni sera i vostri messaggi, i vostri commenti e le vostre curiosità sulla giornata che è appena andata in archivio. Pagina Facebook delle Marche nel Pallone, quindi, e non ho accennato nel sommario al risultato della Recanatese perché Marco c'è stata questo pomeriggio una sconfitta che definirei sanguinosa, no? Contro il Campobasso, che ha avuto, diciamo subito, l'indiscutibile merito di capitalizzare come meglio non avrebbe potuto il gol a metà del primo tempo. Sconfitta, secondo me, incredibile perché non è bastato il 90% di possesso palla, ovviamente la statistica non Conta è. poco, conta Conta poco e poco. non è aggiornata, però veramente Però avete. purtroppo l'unica vera occasione che hanno avuto l'hanno capitalizzata al massimo e purtroppo noi non siamo riusciti a trovare il varco giusto per riuscire a pareggiare. Cos'è mancato allora secondo te? Un po' di cattiveria magari a trovare la giocata negli ultimi 25 metri per riuscire ad andare al tiro, per riuscire a essere pericolosi. Facevamo questo grosso possesso palla, però non riuscivamo mai a essere incisivi. Ovviamente poi vedremo il filmato, vedremo anche che chiaramente la gara è stata condizionata da una sbadataggine difensiva, la chiamiamo così, ma anche Marco dall'arbitraggio, no? Perché ci sono stati 2 episodi dubbi, uno ti ha visto coinvolto direttamente all'inizio del secondo tempo e l'altro è stata una trattenuta del difensore centrale del Campobasso su Mordini, che forse a mio avviso ha avuto l'unico torto di accentuare un po' troppo la caduta. Ecco, uno ce ne parli tu Sì, direttamente, l'altro l'hai vissuto a pochi centimetri. allora, secondo me sono due episodi veramente clamorosi perché i contatti ci sono stati. Poi quello di Mordini magari puoi anche non fischiarlo perché magari ha accentuato un po' troppo la caduta. Però il mio, io ho controllato la palla, sono passato avanti al difensore, ma mi ha buttato giù. Poi comunque vorrei anche rivedere le immagini perché ancora non le ho viste, quindi Devi aspettare poco sì, sono perché curioso. tra poco le rivediamo. Dobbiamo dire che l'arbitro ha utilizzato almeno dalla tribuna un metro arbitrale piuttosto univoco, ha fischiato lo stretto indispensabile, credo. Sì, ha fischiato poco, però secondo me nelle occasioni che devi fischiare devi avere il coraggio anche di prenderti una responsabilità. Assolutamente sì. Esprimete un gioco anche a mio avviso estremamente piacevole, no? Con fraseggi a terra, possesso palla, copertura attenta degli spazi. Tra l'altro questa è una cosa che vi riconoscono unanimemente anche le formazioni avversarie. Eppure ci sono questi errori clamorosi. Ci si può allenare su questo o magari è il frutto di un momento che è chiaramente totalmente negativo e quindi si commettono anche. Sicuramente si può migliorare perché dobbiamo migliorare perché se siamo in questa posizione di classifica è colpa dei giocatori, è colpa un po' di tutto, di tutti. Quindi è ovvio che dobbiamo migliorare. Però sicuramente diciamo non è un periodo fortunato per noi e cercheremo di risollevarci perché comunque la squadra c'è, facciamo le prestazioni, è vero che ci mancano degli elementi che non riusciamo mai a essere la squadra al completo, però penso che abbiamo tutte le potenzialità per riuscire a tirarci fuori dalla zona rossa.
Bene, hai detto giustamente, zona rossa. Iniziamo con i servizi. Lega Pro con la San Benedettese che ha strappato un punto a Sant'Arcangelo. Non è stata, diciamolo subito, la migliore prestazione di Rossoblù, che debbono ringraziare il suo portiere Aridità, che ha parato un calcio di rigore e fatto un paio di prodezze davvero notevolissime. Vediamo il servizio, il primo di oggi su Sant'Arcangelo, San Benedettese. Grazie ai suoi 50 anni di esperienza nel settore, la Centredil SRL è la scelta giusta per creare e rifinire la tua casa. Nello showroom troverete serietà e personale altamente qualificato unito al design esclusivo dei prodotti. Centredil SRL è l'unica in grado di soddisfare appieno il gusto del cliente con soluzioni di altissima qualità. Centredil SRL è a Trudica di Morrovalle, in via Campomaggio 115, e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. Nuovo pareggio per la San Benedettese, che impreca contro l'arbitro per un rigore quantomeno dubbio e ringrazia il suo portiere Vincenzo Aridità, che neutralizza il penalty e salva il risultato a Sant'Arcangelo con almeno un paio di prodezze. Non è stata la migliore prestazione del collettivo rossoblù, che ha subito per larghi tratti l'intraprendenza della formazione di mister Michele Marcolini, apparsa più tonica e con Sasha Cori che rappresenta sempre un pericolo costante per le difese avversarie. Nella nebbia del Valentino Mazzola si parte subito a tutta. Valentini supera di gran carriera Antò sulla fascia destra, deviazione di Aridità, poi la difesa della Samb un po' in affanno sbroglia. La squadra di Ottavio Palladini si fa vedere al 20° con una bella ripartenza dopo una punizione di Dallabona. La palla arriva di Massimo, che giunto al limite si accentra e calcia, ma la sfera termina fuori. 28esima azione di rottura di Valentini, che cerca e trova Cori, Murato, Damori e Radi in azione congiunta. La palla schizza ancora a Valentini, che prova il destro basso, facilmente controllato da Aridità. Mezz'ora, corner per la Samb, il secondo. Giocano corto Berardocco e Di Massimo. Dopo un attimo di Melina, la palla finisce a Lulli, che prova il destro da lunga distanza di poco alto. 10 minuti dopo, grande chance per i romagnoli padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva a Merini, ma c'è la prima prodezza di Aridità, che respinge con i piedi. La Samb, dopo Frison e Pegorin, sembra davvero aver risolto il problema portiere. Secondo minuto di recupero sinistro di Ungaro, con pronta risposta ancora di Aridità. Ripresa, 11esimo, calcio d'angolo per la Samb, palla di Massimo che semina il panico in area e scarica basso per Lulli, il cui destro è Murato. Palla a Berardocco, che col sinistro va vicino al gol. Ancora San Benedettese pericolosa, il 18esimo, Mancuso, Puntarossi e Valtraversone. Impatta al volo Sabatino, che manca il bersaglio grosso di un niente. Poco dopo la mezz'ora l'episodio del calcio di rigore, intervento di Sabatino su Cesaretti, l'arbitro Luca Massimi di Termoli ci pensa su, poi tra le proteste rossoblù concede la massima punizione. Aridità è superbo a deviare il penalty di Dallabona, non succede più nulla anche nei 3 minuti di recupero. Nel post-gara le impressioni di Ottavio Palladini. È stata un'occasione loro clamorosa, ma no, c'è stato un grande rammarico, anche perché nel primo tempo siamo ripartiti 4 contro 1 con Di Massimo quando calciato in porta, lì potevamo fare anche gol. Poi nella ripresa sappiamo che sarebbe stata una partita difficile, perché loro con questi lanci lunghi, con Cori che è veramente un giocatore che ti mette in grossa difficoltà, giocavano su queste palle così, hanno tirato tante punizioni che siamo stati bravi a difenderci bene soprattutto. Poi è arrivato questo rigore che, anche a detta loro, non c'era, inesistente, e che poteva compromettere una partita che magari si incanalava su uno 0-0, no? Anche se poi c'è stata, che partita ha visto, Sabatino poteva
fare il gol dell'1-0, c'è stato anche il tiro di Berardocco, quello su quell'azione di Massimo, prima il tiro di Lulli rimpallato, poi il tiro di Berardocco, quindi io penso che, come se guardiamo le azioni, alla fine il pareggio penso che sia più che giusto. Un'ultima cosa, adesso arriva l'Ancona, un'altra partita abbastanza sentita in città, la Samba ha risposto benissimo nella partita col Teramo. Adesso arriva l'Ancona, che cosa può dare? Tutte le partite sono difficili, oggi eravamo in albergo, stavamo vedendo le altre partite, quindi partite semplici non ce ne sono, no? Io per esempio il Venezia vince un calcio di rigore con una partita combattutissima col Gubbio, il Pordenone pareggia con l'Albino Leffe rischiando anche di perdere la partita. Quindi partite semplici non ce ne sono, il Padova ha giocato contro l'Ancona e ha recuperato il risultato, perdeva per due volte, quindi partite tutte difficili e noi dobbiamo pensare a giocare le nostre partite, le nostre armi. Bene, iniziamo a leggere i primi puntualissimi messaggi dei nostri telespettatori. Vecchia Guardia ci scrive: complimenti alla vittoria, complimenti alla squadra per la vittoria di Teramo, quindi ovviamente per la Maceratese. Un saluto al nostro ex Villanova e un appello a Giunti di proseguire con Mestre a centrocampo e Turchetta dietro alle punte. Ancora Carlo Scibè ci scrive: una fermana bella ma poco fortunata, rimane sempre in corsa per quanto riguarda ovviamente i risultati di Serie D. Esatto Marco, c'è stato un riferimento alla stagione memorabile, no? Infincibili, memorabili. Sì, rimane sempre, Macerata rimane sempre nel mio cuore, è stata una stagione indimenticabile. Veramente abbiamo passato dei momenti bellissimi, anche se io ho passato solo 6 mesi, però sono stati 6 mesi intensi. Il flash più bello, no, lo ricordavamo fuori onda, proprio quel gol a Matelica, a tempo arciscaduto. Al 94esimo, il 2-1, ci siamo tenuti lontani il Fano, così è stato veramente bellissimo. Senti, una nutrita colonia di quella squadra, e quindi torniamo a parlare di Lega Pro, sta giocando nel Gubbio e mi dicevi che senti ogni tanto i tuoi ex compagni capaci di vincere su prima di Venezia, su 8 partite esterne, addirittura 6. Sì, sono una squadra da trasferta, come dicevamo prima. Li saluto e spero che anche in casa possano portare qualche risultato, perché comunque sono là e se la stanno giocando per i primi posti. E visto che li senti, loro ci contano, almeno i playoff, vabbè, coinvolgono 10 squadre, ma magari... Io penso che la loro mentalità sia quella sempre quella di vincere, e quindi penso sì, puntino sempre al posto più alto. Il problema è appunto in casa per il Gubbio, che ha 3 vittorie, nessun pareggio, addirittura 5 sconfitte, tra cui quella con la Maceratese. La Maceratese la segue invece? La seguo, però non... Ti sei fatto un'idea su questa squadra profondamente, anzi totalmente cambiata, insomma? Completamente cambiata. Conosco solo Turchetta perché ci abbiamo giocato contro a Bellaria, quando lui stava a Bellaria o San Marino. Ha delle individualità importanti come Turchetta e penso che abbiano fatto una buona squadra. Voi l'avete affrontata anche come Recanatesi in amichevole, anche se mi pare era sotto Ferragosto, quindi ha lasciato un po' il tempo che trova, no? Credo. Sì, è stata... non mi ricordo neanche quanto è finita, mi sa che avevamo pareggiato. Forse 1-1, sì, se sì, non ricordo 1-1. Male. Quindi una buona squadra che secondo me può far bene. Con gol proprio di Turchetta, probabilmente. Andiamo a vedere i risultati comunque della Lega Pro Girone B, 17ª giornata, quindi si procede davvero a gran ritmo in questo campionato. Vediamo i risultati che sono maturati ieri. Oggi si è giocata, ve lo dico subito, a Bolzano su Tirol Parma con la vittoria della formazione emiliana per 1-0, quindi l'esordio positivo e vincente del nuovo allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, che ha preso il posto di Gigi Apolloni. Gli altri risultati: Ancona Padova 2-2, Bassano Virtus Forlì 2-2, Lumezzane batte Mantova 2-0, Modena Fano 0-0, Pordenone Albino Leffe 0-0. Il posticipo nei prossimi giorni sarà tra Reggiana e Feralpi Salò, Sant'Arcangelo Sam, come abbiamo visto 0-0, la vittoria della Maceratese a Teramo 1-0, Venezia batte Gubbio 1-0. In classifica il Venezia in testa con 35 punti, Pordenone 34, Reggiana 33, San Benedettese 30, Padova e Parma 29, Bassano e Gubbio 28, Feralpi Salò, Albino Leffe 25, Sant'Arcangelo 20, Sud Tirolo 18, Lumezzane ancora 17, Teramo 16, Maceratese 15, Fano 14, Modena 13, Mantova 12, chiude il Forlì con 10 punti. Ricordo che oltre a Reggiana e Feralpi hanno una partita in meno anche Maceratese e Lumezzane, la Maceratese ha 3 punti di penalizzazione. E dunque nel servizio di Lorenzo Ottaviani andiamo a vedere il match giocato ieri al Bonolis di Teramo.
Da sempre a Civitanova Marche, Melonari è al servizio dell'edilizia. Da oggi ancor di più nella nuova sede di Via Ansaldo 15 in zona industriale A. Dai materiali per l'edilizia, alle ceramiche e arredo bagno, dalle stufe e camini alle pitture, dal mondo dell'outdoor al giardinaggio. Il nostro staff è a disposizione per offrirvi il progetto sartoriale giusto per il vostro investimento più importante. Nel cuore delle Marche, tra colline, alberi e campagne, c'è un posto speciale dove è bello nascere. È bello crescere, giocare, scoprire o dormire. Dove essere coccolati, accuditi, curati e farsi belli. Dove c'è il cibo più buono e nutriente per i grandi e per i piccoli. Le cucce più accoglienti, i giochi più divertenti. Dove c'è tutto ciò che ci serve e dove è bello tornare. Con noi, per noi, Hobby Zoo. La maceratese Double Fass, deludente in casa, convincente in trasferta, si regala un mercoledì da Leoni andando a riprendersi a Teramo i punti persi in casa contro il Südtirol. E l'1-0 finale, frutto di un gol di Palmieri all'alba della partita, è assolutamente meritato per la Rata, che sia ha sofferto nella ripresa e il ritorno del Teramo a trazione anteriore, ma ha contemporaneamente sciupato tante occasioni per chiudere definitivamente il match. La vittoria finale rappresenta dunque il degno epilogo del match e di 3 punti per la Rata, priva di Quadri e Petrilli squalificati, dal valore di classifica enorme anche per la risposta caratteriale data dai giocatori dopo le ultime 2 scialbe prestazioni interne. La cronaca, Rata e maglia blu in emergenza, fuori per squalifica Petrilli e Quadri, ma recuperati in extremis Colombi e Malaccari. Giunti schiera la formazione con Mestre a centrocampo e Turchetta alle spalle di Colombi e Palmieri. Teramo con gli ex Carcalis ed Altobelli in panchina. Inizio davvero vibrante, al 7° prima emozione della gara. Cross di Sales, perna di testa, sfiora il clamoroso autogol. Sul rovesciamento di fronte la Rata va in vantaggio con il gol partita. 8° cross al bacio di Turchetta per Palmieri che di testa batte Rossi con palla all'angolo alto. 1-0 Rata. Al 21° azione tambureggiante del Teramo. Prima Sansovini si libera bene ma il suo tiro viene murato dalla difesa maceratese. Poi splendida conclusione a giro di Di Paolo Antonio con grande risposta di Forte a togliere la palla dall'incrocio dei pali. Ritmo di gara sempre molto elevato. 26° palla gol della Maceratese, assist di De Grazia per Colombi che solo davanti a Rossi si fa respingere la conclusione del possibile 2-0 dal portiere abruzzese. La Rata in attacco dà sempre l'impressione di poter far male alla difesa teramana grazie ad un ispiratissimo Turchetta. Il primo tempo si chiude con squadre a riposo con la Rata avanti 1-0. Ripresa, spinge il Teramo con gli ingressi di Croce e Peterman. Al 14° sale in cattedra Forte l'uomo ragno biancorosso. Cross di Dorazio, Croce da solo di testa da 2 passi, trova la superba risposta del portiere maceratese. La Rata però reagisce, pericolosissima al 19°, cross rasoterra di De Grazia, in area Colombi anticipa il suo avversario, ma trova la traversa a negargli la gioia del gol. Giunti se cautela nel finale inserendo Franchini per l'autore del gol Palmieri. La maceratese si chiude ancora di più ed il Teramo però fatica a trovare varchi arenandosi sulla 3/4 d'attacco. 39° la maceratese si divora, il match point della gara. Ancora assist di Turchetta alla sinistra per Mestre che calcia clamorosamente al lato a porta spalancata. Al 45° Turchetta, sempre lui, semina lo scompiglio nell'area abruzzese. Palla che arriva a De Grazia che salta i riflessi del portiere Rossi. Finisce dopo 4 minuti di recupero con la meritata vittoria della Maceratese che festeggia sotto la curva dei 50 tifosi biancorossi, la 3ª vittoria lontano dall'Elvia Regina di questa stagione. E ora prossime 2 gare casalinghe, domenica contro il Sant'Arcangio e mercoledì recupero con il Lumezzane. Mister Federico Giunti, una grande vittoria qui a Teramo, per come la squadra ha interpretato la partita, un rammarico non averla chiusa prima, aver sofferto fino alla fine. No, l'abbiamo detto adesso con il tuo collega e poi la... L'ha spiegato bene il presidente, dentro lo spogliatoio quando si è venuto a salutare, perché abbiamo rotto questa regola che quando si sbaglia così tanto poi alla fine il gol lo prendi.
però guardiamo, fatemi guardare il bicchiere, non mezzo pieno, tutto pieno, perché i ragazzi oggi hanno dato tutto. Abbiamo, sapete che avevamo qualche difficoltà anche di organico, perché come dire, c'erano delle defezioni, e quindi io sono stracontento per quei giocatori che hanno preso il posto di quelli che oggi non c'erano, quindi la dimostrazione. Poi chiaramente sapete, la partita si è messa nel binario che piace a noi, e quando dobbiamo poi difendere un risultato e ripartire il nostro mondo, la squadra è costruita così, e quindi il Teramo ha fatto fatica, ha buttato tante palle dentro la nostra area di rigore, ma quando erano lunghe la prese Francesco, quando erano corte hanno preso i nostri tre centrali che sono stati perfetti sulle palle aeree, e poi credo che abbiamo concesso veramente poco a... altero. È piaciuto anche l'atteggiamento della squadra quando c'è stato da soffrire, nessuno si è smarrito. No, ma i ragazzi ci tenevano, perché insomma la partita di domenica scorsa c'era rimasta un po' sul gozzo, come si dice. Le critiche sono chiaramente da parte mia sopportabilissime. I ragazzi un pochettino le sentono il senso della responsabilità, perché quest'anno dobbiamo battagliare, come ci diciamo sempre. Però dobbiamo ragionare come abbiamo fatto oggi, nel senso ci dobbiamo concentrare sul Teramo, anche se avevamo solo tre giorni per prepararla, ma l'abbiamo visto e rivisto, e è bastato anche un paio di allenamenti per dirci dove ci poteva fare male il Teramo, e credo che siamo stati bravi su quello. Vittoria che vale tanto dal punto di vista della classifica, ma adesso bisogna trovare la vittoria alla Via Regina. Sì, noi ci manca tanto, ce lo diciamo da tanto. La nostra salvezza deve passare per forza dalle mura amiche, perché il cammino fuori casa è molto buono, abbiamo fatto degli ottimi risultati. Quello che ci manca è la continuità in casa. E adesso abbiamo altre due partite, ma non parlo, perché ci avevamo anche Forlì e Sottirol, sapete com'è andata, quindi pensiamo adesso per un'altra, fino a stasera, fino a stanotte, a questa vittoria, poi domattina ci alleniamo e ci penseremo a Sant'Arcangelo. Malaccari, grande vittoria qui a Teramo, una Maceratese che si è presentata senza due giocatori squalificati, te Colombie acciaccati, ma una prestazione davvero perfetta anche dal punto di vista tattico. Sì, abbiamo preparato la partita al meglio, direi. Sono tre punti che ci danno tanto morale dopo la brutta sconfitta di domenica col Sottirol, ci danno consapevolezza dei nostri mezzi, e adesso domani già penseremo alla prossima partita di domenica col Sant'Arcangelo. Siete stati bravi dietro, perché avete concesso poco al Teramo. L'unico rammarico è non aver chiuso questa partita, perché le occasioni ce ne sono state tante. Esatto, abbiamo fatto gol subito all'inizio con un altro approccio rispetto a quello con la partita col Sottirol, però di solito le partite, quando non riesci a chiuderle, gli altri te la pareggiano. Questa volta non è andata così, siamo stati bravi e fortunati. Le prossime volte cercheremo di chiuderla prima la partita. Fuori casa un'altra Maceratese. I risultati dicono questo, cercheremo di invertire anche i risultati in casa, perché comunque l'Elvia Regina è il nostro stadio, è il nostro fortino, e dovremo cercare di portare i più punti possibili anche quando giochiamo in casa. L'uomo ragno biancorosso, così ormai l'ho soprannominato, anche oggi due parate, una nel primo tempo su di Paolo Antonio, poi sul colpo di testa di Croce, davvero forte e sempre presente. Sì, sono contento perché sto dando continuità alle mie prestazioni, è un lavoro che inizia dall'anno scorso, e quindi quest'anno sono rimasto qua e niente, sto cercando di fare bene sia per me stesso che per la squadra. Adesso i tifosi vogliono vedere la vittoria a casa, no? Dove mancava da un po' di tempo. Ma ce l'auguriamo tutti, noi lavoriamo ogni settimana per portare i punti a casa, poi è normale che le partite hanno storia a sé, quindi si vince e si perde, ma no? Dobbiamo cercare, adesso in casa dobbiamo fare il nostro punto forte, perché la salvezza passa per l'Elvia Regina, e già da domenica cercheremo di portare i punti in casa. Posso dire che sei il più forte portiere di questo girone, almeno al mio giudizio. Ma grazie, ti ringrazio, ma sinceramente non guardo queste cose, ripeto, faccio parlare il campo, non mi piace chiacchierare fuori dal campo chi è il più forte, se sono forte o meno forte, lascio parlare il campo, è l'unico giudizio, è il campo, quindi va bene così. E sul campo hai dato grandi risposte finora. Sono contento perché sto andando avanti con le mie prestazioni sempre positive. Sono contento, come ho detto prima, sia personalmente che per la squadra. Prima di proseguire con i servizi, diamo un'occhiata alla prossima giornata di Lega Pro, che si giocherà domenica 11 dicembre. Vediamo il quadro
delle partite, a partire da Albino Lefe Venezia, poi Fano Lumezzane che si giocherà alle 14.30, Feralpi Salò Pordenone, Forlì Reggiana, Gubbio Bassano, Maceratese Sant'Arcangelo alle 16.30, Mantova Modena, Padova Sudtirol, Parma Teramo e il derby che vi abbiamo già preannunciato, San Benedettese Ancona, in programma Riviera delle Palme alle 14.30. Un'occhiata anche grazie al nostro collaboratore Giuseppe Stulzini alle statistiche del campionato di Lega Pro con Sant'Arcangelo ed Ancona che hanno il record di pareggi, hanno infatti impattato ben 8 partite. L'Ancona e il Forlì non hanno mai vinto sino a questo momento fuori casa. Le reti totali messe a segno sono 377 con una media partita di 2,24. Il Fano è tra le squadre che hanno mandato meno giocatori in gol, soltanto 4. Nella classifica dei capocannonieri sono in testa Mancuso della San Benedettese e Arma del Pordenone con 10 gol. La Maceratese è la squadra che ha più cartellini gialli in assoluto, 37, Fano 36. Le squadre che hanno più espulsioni sono il Venezia con 6, Modena e San Benedettese 4. La Maceratese però è una delle 7 squadre che sino a questo momento non ha subito ammende. Andiamo avanti con i servizi, il prossimo è proprio di Sara Santacchi, Ancona Padova, vediamo. C'è un solo posto al mondo in cui puoi prenderti il tempo per amare, per essere te stesso, per camminare tra i sogni, per scoprire profumi nuovi, per perderti nell'abbraccio di chi ami. È la tua casa. E da 50 anni mettiamo il cuore nello scegliere insieme a te il modo migliore per arredarla. Abbiamo a cuore la tua vita. Arrediamo la tua casa. Centro Mobili Andreozzi. Corridonia. Al centro di Civitanova Marche, il centro della salute e del benessere. Farmacia Angelini, Farmacie d'Italia. Omeopatia, veterinaria, erboristeria, prodotti per l'infanzia, dermocosmesi. Inoltre tanti servizi, autoanalisi del sangue, intolleranze alimentari, controllo personalizzato della pelle e del capello, dietologia. Farmacia Angelini, il centro della salute e del benessere, con due laboratori galenici, è in grado di preparare qualsiasi prescrizione personalizzata. Farmacia Angelini. Farmacie d'Italia, sempre aperta, non stop, anche la domenica fino alle 21.30. Info farmaciaangelini@tiscali.it. Farmacia Angelini, al centro di Civitanova Marche. Dopo 14 gare, Momentè si sblocca e regala il pareggio all'Ancona che termina 2-2 nella sfida al Del Conero dopo essere andata in vantaggio ma aver subito il pareggio e sorpasso. È così che i dorici stappano un punto, forse a quel punto insperato, contro un Padova tra le prime forze del campionato ma al quale gli uomini di Brini hanno saputo tenere testa. Cronaca, lunga fase di studio tra le due squadre che non si espongono nei primi 20 minuti. La prima vera occasione del match è al 22esimo con la conclusione al volo di Frediani che finisce di poco a lato. Ci prova Germinale al 29esimo dalla distanza, ma Scuffia non si fa sorprendere. Al 32esimo dunque il vantaggio dell'Ancona. Punizione dalla tre quarti campo di Frediani, Bindi in uscita si lascia sfuggire la sfera e Falusamb, fortunato e bravo a sfruttare l'errore, realizza l'1-0. La risposta ospite arriva al 34esimo con Germinale che dal limite dell'area manda la palla al lato. Prima della fine del primo tempo però il Padova riesce a riacciuffare il pareggio. Neto Pereira sul filo del fuorigioco approfitta a sua volta di un errore di Scuffia che conferma la giornata non proprio positiva per gli estremi difensori e con un bel pallonetto infila l'1-1. Nella ripresa le due squadre rientrano in campo con gli stessi 11 del primo tempo. Gran punizione di Frediani all'ottavo, Bindi si salva in angolo. Al 14esimo il Padova trova la rete del vantaggio ribaltando il risultato. Favalli sbuca alle spalle della difesa sul lancio di Mazzocco e infila il 2-1. Al 28esimo Scuffia è determinante in due occasioni riavvicinatissime. Prima sulla punizione calciata da Dettori, poi sulla conclusione di Madonna che prova a sfruttare un corner. Quando sembra finita, ecco Momentè. Al 39esimo infatti proprio quest'ultimo con un eurogol straordinario in girata di destra dopo la finta di Falusam infila la sfera sotto all'incrocio sbloccandosi finalmente dopo un lungo digiuno. Finisce così 2-2 con un buon punto per l'Ancona pronta a prepararsi per il derby al Delle Palme con la San Benedettese.
Bene, torniamo in studio e conosciamo meglio, facciamo qualche domanda al nostro ospite, Marco Villanova, esterno offensivo dell'area canatese, classe 1991, nato a Conegliano Veneto. Nonostante si tratti di un giocatore giovane, ha maturato già diverse esperienze in Serie C2, in Serie C1, poi tanta Serie D e diciamo che dopo essere già stato nelle Marche con la Maceratese, come abbiamo anche detto poco fa, è tornato quest'estate con la Recanatese. Che cosa ti aspetti da questa esperienza e questa stagione? I progetti erano altri, ovviamente dovevamo avere una posizione in classifica diversa. Mi aspetto che possiamo tirarci fuori da questa situazione e mi aspetto comunque ogni anno a modo suo fa maturare un giocatore. Io ho 25 anni, mi sento maturato tanto, posso sempre migliorare e questa stagione sarà ulteriormente prova di maturazione. Forse è una domanda scontata, dalla risposta scontata, ma qual è la stagione che ricordi più in modo più piacevole o comunque visto che hai anche giocato in Lega Pro? Sicuramente l'anno che mi sono divertito di più a giocare è stato quello di Macerata, perché comunque è stato un anno speciale, perché eravamo seguiti da un sacco di tifosi, è stato un anno indimenticabile. E poi abbiamo vinto un altro campionato a San Marino e anche quello è stato bello, perché comunque ho giocato con la Padula, che adesso si trova in Serie A al Milan, quindi è stato bello poter condividere questa esperienza con lui. Infatti, che ricordi hai, ecco, poi della tua esperienza tra i pro, all'interno della quale hai anche potuto festeggiare la vittoria di un campionato? Sicuramente bello, perché comunque ti senti... Io ero ancora dell'Atalanta, ero a metà col San Marino, quindi mi sentivo un giocatore importante, un professionista. E di certo la Serie D non è da meno, perché comunque è stata tolta la C2 e quindi la Serie D è diventata un po' la C2, anche se non è professionista, io mi reputo un professionista. Quindi anche soprattutto l'anno di Macerata io mi sono divertito di più a giocare in Serie D che rispetto a San Marino in Lega Pro. Il sogno di tornare tra i pro c'è? Sicuramente sì, perché sono giovane, mi reputo giovane anche se sono un over. Il sogno c'è e devo lavorare per riuscire a tornarci. Intanto vediamo un servizio di una partita di professionisti. Andiamo tra le nebbie della pianura padana, esattamente a Modena, per vedere lo 0-0 tra i Canarini ed il Fano. Vediamo. Tre piante nei vostri giardini. Ci piace immaginare che, chissà, i vostri genitori abbiano scelto da noi piccoli arbusti, oggi generosi alberi ombrosi, testimoni di vita, magnifiche presenze silenziose e affascinanti nei vostri spazi verdi. Pellegrini Garden da sempre segue i suoi clienti nella scelta di piante, fiori, frutti, materiali e arredi su misura, per ogni esigenza e per i più diversi spazi verdi, nel rispetto della natura dei luoghi, che è anche fonte di ispirazione per i nostri progettisti. In un giardino Pellegrini Garden, c'è sempre molto di te. Pellegrini Garden, Civitanova Marche. Grazie ai suoi 50 anni di esperienza nel settore, la Centredil SRL è la scelta giusta per creare e rifinire la tua casa. Nello showroom troverete serietà e personale altamente qualificato, unito al design esclusivo dei prodotti. Centredil SRL è l'unica in grado di soddisfare appieno il gusto del cliente, con soluzioni di altissima qualità. Centredil SRL è a Trudica di Morrovalle, in via Campomaggio 115, e vi sta aspettando per mostrarvi il salone espositivo. Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Fano torna a far punti a Modena, pareggiando 0-0 un delicato scontro diretto della parte bassa della classifica. Una prova caparbia, viste le assenze a cui ha dovuto far fronte mister Cusatis, che non ha potuto coinvolgere nel match Cazzola e Gualdi per squalifica, Famo e Bellemo febbricitanti. Così Torta è tornata ad indossare la fascia da capitano, Carotti finalmente è partito dall'inizio con Borrelli e Gucci davanti al solito 3-5-2. Il primo squillo della gara è di Lanini, con una bordata su cui il portiere del Modena respinge in corner. I Canarini replicano con il colpo di testa di Diakité, il più insidioso tra gli emiliani, fuori di poco al sesto. E ancora il Modena ad insistere, reduce dal bel pareggio di San Benedetto. Sulla pennellata di Schiavi al 25esimo, Andrenacci si allunga ma la palla esce di poco.
Sul Braglia scende anche una fastidiosa foschia, il Modena sembra rivitalizzato dalla cura di Eziolino Capuano, l'Alma soffre ma regge e rimane in partita. Ad inizio ripresa i fanesi potrebbero passare se il diagonale di Gucci non si fermasse sul palo e terminasse la sua corsa sul fondo con il portiere Manfredini fuori causa. Così il Modena torna a spingere con Diakité che al 75esimo è disinnescato da Torte e Basso, il cui bolide dal limite è respinto da Andrenacci. Nel finale il forcing della squadra di casa che è contenuto dalla difesa granata. Insomma un punto per il Fano che sa di bicchiere mezzo pieno. Alle viste per l'Alma un altro scontro diretto visto che al Mancini domenica arriva il Lumezzane, reduce dall'importante 2-0 casalingo contro il Mantova. Ed andiamo ora alla Serie D, quindicesima giornata nel Girone F. Vediamo i risultati prima di partire con la carrellata dei servizi, alcuni dei quali davvero sorprendenti. A Chieti, Jesina batte Chieti 1-0, Civitanovese batte Castelfidardo 2-1, Fermana San Maurese 1-1, Matelica vince Romagna Centro 1-0, Monticelli batte Pineto 3-0, Recanati vince il Campobasso 1-0, San Marino Alfonsine 2-2, Vastese San Nicolò 1-1, Vispesaro batte Olimpia Agnonese 4-1. In testa alla classifica quindi abbiamo San Nicolò e Matelica con 30 punti, Vastese e Fermana 29, Vispesaro 27, Olimpia Agnonese 25, San Maurese e Jesina 22, Monticelli e Campobasso 21, San Marino e Civitanovese 18, Romagna Centro 17, Pineto 15, Alfonsine e Castelfidardo 14, Recanatese 11, Chieti chiude con un punto. Allora Marco, prima di guardare le ferite in casa propria, guardiamo un po' in casa altrui. Visto che non fa mai male, c'è una mucchiata al vertice con quattro squadre in due punti, ci mettiamo a mio avviso dentro anche la Vispesaro che sono convinto potrà lottare sino al termine con le altre. Chi ti ha destato la migliore impressione visto che le hai incontrate tutte? La migliore impressione per adesso me l'ha fatta la Vispesaro, per come ci hanno fatto bene a metterla dentro, Sì, perché per come ci hanno affrontato e per come non ci hanno fatto vedere la palla, perché bisogna dirlo, per me è stata la migliore, anche dietro al Matelica. Il San Nicolò che ha vinto mani basse, diciamo, a Recanati? Per me la Vispesaro rimane la più forte, secondo me. È quella che esprime, insomma, sì, anche il miglior calcio. Senti, il Matelica che perde in casa con Romagna Centro, la Fermana stoppata in casa dalla San Maurese, è la dimostrazione che Chieti escluso si può vincere o perdere contro chiunque. Esattamente, questo girone è sempre stato così, chiunque può vincere con chiunque e quindi non bisogna mai abbassare la guardia e soprattutto noi dobbiamo andare sempre in campo per riuscire a portare a casa i tre punti. Allora, andiamo a vedere Recanatese Campobasso in modo che poi con Marco abbiamo modo di riparlare alla luce anche delle immagini. Vediamo. L'agenzia di investigazioni private Fox Investigazioni di Civitanova Marche è tra le più qualificate per serietà, riservatezza, esperienza, professionalità in servizi di indagini penali, private pre, post matrimoniali, di sorveglianza di minori, indagini industriali e aziendali. Altamente specializzata per indagini all'estero, soprattutto nei paesi dell'est europeo. Moderne tecnologie e collaborazioni con professionisti fidati consentono alla Fox Investigazioni di Civitanova Marche di essere una struttura all'avanguardia. Nelle Marche di Fox Investigazioni ce n'è una sola. Chiamateci, risolveremo insieme i tuoi problemi. Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni. Laser Ufficio, servizi ed arredamenti per l'ufficio. Specializzata nella tecnologia digitale e noleggio, multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook. Rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio, via Cupa Madonna di Varano 8, Recanati. Un mix micidiale di sbadataggini difensive, drammatica sterilità sotto porta e valutazioni arbitrali quantomeno dubbie provocano l'ennesima sconfitta della Recanatese, ad opera stavolta di un Campobasso tecnicamente modesto, ma ferocemente determinato a capitalizzare il golletto decisivo. Per i giallorossi il solito refrain, possesso palla costante, avversari mandati a vuoto per il campo, ma dalla tre quarti in avanti gli arcinoti problemi che certo Degano, da solo oggi all'esordio, non può risolvere. La china sembra irreversibile se pensiamo che per 40 minuti c'è stata anche superiorità numerica. Sembrava l'assedio a forte pace, ma il fortino molisano sbandava paurosamente ma a retto. Incomprensibile silenzio stampa negli spogliatoi del Campobasso. Parola dunque a Matteo Passanzini. Non basta nemmeno il 90% di possesso palla per evitare la sconfitta.
È difficile commentare questa sconfitta, però faccio i complimenti alla squadra perché ha fatto quello che ho chiesto, quindi avevamo poco tempo per preparare la partita, perché veniamo da, come tutti, una partita domenica. E niente, abbiamo avuto l'altro ieri per prepararla, abbiamo fatto bene, dovevamo essere magari più bravi a scegliere la soluzione migliore negli ultimi 30 metri, però ci sta. E mi dispiace per il risultato, la prestazione resta, dobbiamo essere bravi, compatti, perché sono sicuro che valiamo molto di più di quello che dice la classifica. Quindi ringrazio la squadra, ha fatto quello che ho chiesto e la squadra ha espresso pienamente l'idea che avevamo per interpretare questa partita, quindi per un allenatore è il massimo, quindi magari dovevo leggerla meglio io prima, nel momento in cui trovi una squadra che si abbassa così tanto, di farci pressare meglio e liberarci spazi per interpretare meglio la partita, quindi è più un errore mio che della squadra. La squadra ha fatto perfettamente quello che ho chiesto, quindi sono molto contento. Fino alla tre quarti gioco bello, piacevole, ma poca concretezza. Poi in difesa si pagano ancora gravi errori. Abbiamo perso per un errore individuale grande, quindi non abbiamo perso per sfortuna, abbiamo perso per un errore. Questo è il dato su cui ripartire. Per quanto riguarda la profondità e il resto, abbiamo scelto le soluzioni a volte più complicate per andare al tiro, però questo, ripeto, è stata responsabilità mia. L'idea mia era quella di schiacciare l'avversario, perché in questo momento abbiamo più bisogno di giocare lontano dalla nostra porta, perché comunque ci manca un po' di serenità vista la classifica. Quindi non è tanto le squadre avversarie che si schiacciano, ma è il nostro modo di giocare che tende a far allontanare dalla nostra porta l'avversario. Quindi magari quando ci avremo un po' più di serenità, un po' più di tempo soprattutto per preparare bene la partita, magari cercheremo un gioco parzialmente diverso per essere più incisivi in 30 metri e soprattutto avere più spazio per mostrare le nostre qualità. Senti, l'inserimento di Decano, e abbiamo rivisto anche, questa è una buona notizia, in un pomeriggio grigio Gabrielli. Gabrielli è un giocatore, un 98, che ci sarà molto utile, perché è un giocatore di grande qualità. Mi dispiace non averlo messo in mostra prima, perché ha avuto problemi fisici, però è un giocatore che ho voluto io qua e ha sicuramente i mezzi per darci una grande mano. Quindi Daniele ci darà una grande mano a livello di carisma, a livello di serenità di gruppo e soprattutto a livello di qualità. Quindi non potevamo chiedergli di risolvere la partita, anche se magari su qualche calcio piazzato poi bisogna valutare anche meglio queste cose, però va bene. E quindi dobbiamo ripartire lì e pensare a vincere domenica, a fare il massimo. Il dettaglio della cronaca con Cianni e Patrizi in panchina. All'inizio per la Recanatese sembrava confortante. Dopo un corner, spizzata di Dominici e Mordini, da pochi passi di testa manca clamorosamente il bersaglio. Gli ospiti, lontani anni luce dal blasone tradizionale, si fanno vedere con un tiro di Fioretti deviato in corner da Foiera. È il momento migliore degli ospiti. Il neo arrivato Vitelli beve Mordini, cross per Voltasio, il cui tiro termina lontano dallo specchio della porta. Poco dopo è il 24esimo il gol. Fioretti crede su un pallone difficile e rimette al centro, completamente imbambolato Tomassetti, che consente a Gulin di spingere di testa il pallone in porta da mezzo metro, quasi da non credere. Per la Recanatese una mazzata psicologica. Vitelli mostra i suoi numeri, bell'assist per Fioretti, ma Foiera riesce a respingere. La Recanatese si riprende dallo shock nella ripresa. Contatto in area tra Villanova, servito da Degano, ed Esposito. L'arbitro Lipizer di Verona sorvola. Poi c'è una punizione di Degano, ma Palumbo ci arriva e sul corner il diagonale di Falco lambisce l'incrocio. Frezzi rimedia due gialli in 4 minuti e lascia i suoi nei pasticci in inferiorità numerica. La spinta leopardiana a questo punto si accentua, è l'11esimo del secondo tempo. Ci prova Degano con un tiro forte ma centrale che non crea problemi a Palumbo. Torvic stende Mordini in area, ma il penalty è una chimera. Ancora Possanzini. Questo Mordini è rigore netto, però finché vediamo questi atteggiamenti di arbitri dura, io penso alla mia squadra, penso che se si rivedono le immagini sul fallo di Mordini è allucinante quello che non viene fischiato. Finale arrembante, Garzia di testa da pochi passi manda incredibilmente fuori ed in pieno recupero il 92esimo non riesce a Villanova il tappin vincente su fiondata di Mordini, e per oggi è il canto del cigno. Dunque, quello che è sicuramente a mio avviso desta maggiore rimpianti è che voi il Campobasso l'avete messo sotto, ecco, al di là dei 40 minuti in superiorità numerica, però avete dimostrato di giocare meglio ed essere più forti del Campobasso. Questo credo che sia un motivo ulteriore
di rimpianto per questa partita? Questo sicuramente perché abbiamo visto che il possesso palla ce l'abbiamo avuto sempre noi. Le occasioni più clamorose sono capitate sempre a noi, anche perché se Mordini di testa al primo tempo riesce a metterla dentro, siamo 1-0 per noi. In più, quando siamo andati sotto, ci sono due rigori che secondo me sono, non dico lampanti, però dubbi sicuramente. Sì, poi rivedendolo Marco c'è anche da dire che i due difensori in entrambi i casi hanno ignorato la palla e vi sono venuti addosso. L'hanno fatto anche, se vogliamo, con un po' di mestiere, cioè nel senso che non sono lampanti i calci di rigore. Non sono lampanti, però Però ci sicuramente sono. se eravamo primi, secondo me ce lo fischiavano questi due rigori. Vabbè, io scherzando in tribuna stampa ho detto a Torre Annunziata sarebbe stato rigore Ecco, netto tutta la vita. E a esattamente. Recanati probabilmente le cose vanno un po' diversamente. Morale nello spogliatoio? Morale, sicuramente siamo amareggiati, però siamo anche convinti dei nostri mezzi. La società ci sta dimostrando che comunque ci è vicina, ha fatto due acquisti importanti, ne farà altri e c'è tutto l'ambiente vuole tirarsi fuori da questa Da brutta questa posizione di situazione. classifica. E allora, a proposito di sconfitte casalinghe, adesso vedremo il servizio sul Matelica e chiedo a Sara, che segue quasi quotidianamente il Matelica, Titone è in dirittura d'arrivo? Era in tribuna. Quindi Non a ovviamente caso. da spettatore, quindi ovviamente ormai le voci si Ha rincorrono. rescisso con il Piacenza, lo ricordiamo, quindi dovrebbe essere quasi fatta. Abbiamo ancora un messaggio, Sara, se vuoi leggere. Sì, un messaggio per la Civitanovese. Manuela ci scrive: infatti, oggi la Civitanovese, dopo molto tempo, è riuscita a portare a casa 3 punti. Questa vittoria è stata importante perché ha dato un po' di serenità all'ambiente rossoblù. E alla nostra telespettatrice chiediamo di avere ancora un po' di pazienza per il servizio su Civitanovese Castelfidardo. Ora andiamoci a vedere invece il match tra Matelica e Romagna Centro. Non è stato proprio un giorno di festa il turno infrasettimanale del Matelica in un giorno che di festivo ha avuto ben poco. I padroni di casa escono sconfitti per 1-0 nella sfida col Romagna Centro che torna a casa con l'intera posta in palio dopo una prova opaca dei biancorossi, meno brillanti del solito, che cercano di affidarsi a giocate dei singoli subendo così l'atteggiamento degli avversari più brillanti e combattivi. A inizio gara i tifosi di casa affidano a uno striscione un commovente pensiero per Francesco Ilari, giovane imprenditore scomparso nei giorni scorsi a seguito di un incidente. Cronaca. Mister Meco Monaco si riaffida all'11 visto a Pesaro con Cacioli e Di Maio al centro della difesa, Borgese a centrocampo insieme a Perfetti ed Orazio, Pera affiancato da Esposito e Boldrini. Arbitra Di Paolo Di Chieti. Partono bene gli ospiti, pericolosi al quarto con la punizione di Amati che finisce di poco fuori. Al decimo, cross di Magrini per Ferri che di testa manda alto. All'11° prova a farsi vedere il Matelica con Pera, fermato però all'interno dell'area avversaria dalla difesa ospite. Scatta sulla tre quarti campo avversaria Esposito al 13°, ma la sua conclusione esce. Mister Meco Monaco è costretto a fare subito un cambio al 21° a causa dell'infortunio del difensore Di Maio, al posto del quale entra Gilardi. Al 23° Perfetti serve con un cross Boldrini che di testa sbaglia di poco. Pericoloso il Romagna Centro al 25° su calcio di punizione. Marcantonini smanaccia e si salva chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Nella ripresa il Matelica rientra in campo senza altri cambi, mentre il Romagna Centro richiama in panchina Rava per Bussaglia. All'ottavo Pera ci prova sullo sviluppo della punizione di Esposito, ma la sfera esce per un rimpallo su Cacioli. Al 12° la rete del vantaggio degli ospiti, che salgono in contropiede mettendo in affanno la difesa di casa. Ferri poi, a tu per tu con Marcantonini, non sbaglia e infila alle sue spalle l'1-0. Romagna Centro vicino ancora al gol al 21° con Battiloro che manda di poco alto. Il Matelica si scuote e al 29° è pericoloso con Esposito da fuori area, ma la sua conclusione è deviata in angolo.
Sullo sviluppo del corner che segue, Gilardi colpisce la traversa. L'ultimo quarto d'ora è un assedio del Materica che però non cambia il risultato. Prima ci prova al 32esimo Pera, lo stesso replica poi al 39esimo. Esposito al 41esimo dà l'illusione del gol con un calcio di punizione da fuori area. Una manciata di secondi dopo, Esposito cerca Pera in area che di prima intenzione calcia di poco fuori. Finisce col Romagna Centro in festa al triplice fischio per 3 punti forse insperati. Il Matelica dovrà ristabilire le idee in 2 giorni per prepararsi poi alla trasferta romagnola contro la San Maurese. Mister, la sua squadra si rende protagonista di una prova molto positiva, viene a Matelica giocando a viso aperto, se la gioca fino all'ultimo e alla fine strappa 3 punti. Sì, sono orgoglioso dei ragazzi. Per quello che hanno fatto oggi, perché comunque hanno provato di fare tutto quello che gli ho chiesto. È normale che dall'inizio che io dico ai miei ragazzi che noi dobbiamo pensare col noi, dobbiamo mettere il noi davanti all'io, e nel momento in cui ci muoviamo da squadra, soffriamo da squadra e giochiamo da squadra, sappiamo che possiamo giocarcela anche in tutti, anche con delle squadre che hanno giocatori a budget 10-15 volte superiore a noi. Ad onor del vero, oggi avete trovato anche un Materica meno brillante rispetto al solito, contro invece la vostra freschezza sicuramente può aver fatto la differenza. Ma io, più che ai demeriti del Materica, penso che sia giusto sottolineare il merito di questi ragazzi, anche perché comunque il ritmo l'abbiamo impresso noi e siamo riusciti a metterli sotto sul palleggio. Siamo riusciti a giocare con spensieratezza, loro hanno cercato di affidarsi ai singoli, ma noi sapevamo le caratteristiche dei singoli, di Esposito, Pera, di tutti gli altri, e quindi siamo riusciti a limitarli e non abbiamo avuto paura di giocare a calcio fino alla fine, quando ci sono venuti un po' meno le energie e un po' la paura di vincere ha iniziato a farci sentire. Mister, Meco Monaco, una sconfitta che arriva un po' come una doccia fredda, probabilmente non messa in considerazione, ma un Materica meno brillante rispetto al solito. Sì, non c'è nulla da dire, non abbiamo fatto una buona prestazione. Questa è la seconda volta che capita da quando ci sono io, responsabile ovviamente sono io, però sicuramente dobbiamo trovare i motivi perché accade questo, perché... Ripeto, come ho detto prima al collega, se 4 giorni fa a Pesaro facciamo una partita importante anche sotto l'aspetto di squadra, sotto l'aspetto del sacrificio, e dopo 4 giorni cambiano le cose, evidentemente c'è qualcosa che non torna. Ovviamente io sono il responsabile, devo vedere dove mettere le mani, non è semplice perché, ripeto, come ho detto al tuo collega, vogliamo risolvere tutti il problema da soli, e da soli, questo è uno sport di squadra, non si va avanti. Quindi senza colpevolizzare i giocatori, perché ripeto, il primo responsabile sono io, dobbiamo lavorare in questo senso e far capire l'importanza di questo campionato, che non si vince a chiacchiere, non si vince coi nomi, ma si vince col sacrificio, si vince con l'attenzione e con la voglia ogni partita di ottenere il massimo risultato. Oggi forse è stato anche un pochettino un problemino fisico, ci può stare, però dobbiamo gestire meglio la partita, dobbiamo secondo me giocare più a calcio, cosa che non abbiamo fatto, anche se poi alla fine secondo me meritavamo sicuramente il pareggio, perché siamo stati dentro l'area loro per mezz'ora del secondo tempo, però... questo è troppo poco per il Materica, per una squadra come il Materica. Quindi, ripeto, mi assumo tutta la responsabilità, ma sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa. Torniamo in diretta a 22.05 per questa seconda parte delle Marche nel pallone. Insieme a noi Marco Villanova, attaccante di questa Recanatese, che Marco ha vissuto un girone di andata, come lo definiamo, da incubo? Sì, o è troppo? No, non vorrei parlare di incubo, però non siamo in una bella situazione, quello è agli occhi di tutti. Sicuramente il progetto era diverso,
Sicuramente abbiamo le possibilità e i mezzi per fare molto meglio e dobbiamo essere bravi noi giocatori a dare la svolta a questa stagione. Senti Marco, voi avete avuto partite incredibili da questo punto di vista, no? Perché pensiamo a cosa è successo a San Marino, in vantaggio 3-1, poi perdete 5-4. Quello che è successo, per rimanere alle partite più recenti, ad Agnone, in vantaggio 2-0, subite il pareggio 2-2. Quello che è successo con il Monticelli, dove prendete il gol del pareggio al 95esimo e rotti. Allora ti chiedo, quanto c'è di sfortuna e quanto c'è di demerito, visto che tre indizi in genere fanno una prova? Sicuramente le colpe sono nostre, perché in campo ci andiamo noi. Abbiamo delle carenze, sicuramente abbiamo preso 16-15 gol su palla inattiva. Abbiamo fisicamente, ovviamente non siamo una squadra corazzata, però questo è diventato un problema, perché negli ultimi 20 minuti sappiamo che le squadre cominciano a buttare dentro i palloni, a punizioni su punizioni, e questo ci ha penalizzato. Poi ovviamente magari siamo stati poco cattivi a difenderci, a sparacchiare la palla quando c'era il momento di farlo, quindi abbiamo i nostri demeriti e ci stiamo lavorando sopra. Tu hai anticipato quello che ti volevo chiedere, questo problema delle palle inattive che vi portate dietro da sempre, no? Sostanzialmente non si riesce a risolvere. Stiamo cercando in allenamento di metterci... Tutta l'applicazione possibile. Sì, perché comunque non è un caso che prendiamo tutti questi gol. Come ho detto, non siamo una corazzata, perché comunque l'altezza, la media, non siamo molto alti. Però in qualche modo bisogna riuscire a migliorare sicuramente su questo aspetto. Beh, direi assolutamente di sì. Tra poco vedremo il servizio su Civitanovese Castelfidardo. Sapete tutti, insomma, le vicende recenti dell'una e dell'altra squadra, anche del Castelfidardo, che ha esonerato il suo tecnico Gianluca De Angelis. Oggi in panchina c'era Pantalone, in tribuna c'era Zaini, che potrebbe essere il nuovo allenatore della formazione biancoverde. Direi di vedere intanto questo servizio, poi insieme a Marco Villanova e anche a Sara Santacchi parleremo, dopo aver analizzato un po' la parte alta della classifica, anche quanto sta succedendo nella parte bassa della graduatoria. Intanto Civitanovese Castelfidardo. Vi presentiamo Cantarini Meccaniche, divisione edilizia, progetto Casa Futura, Castelfidardo. Bella, accogliente, calda. Lo direste mai che questa bellissima casa ha un'anima metallica? La sua struttura garantisce sicurezza e stabilità della costruzione, rispetto dei criteri antisismici, leggerezza ed elasticità, velocità nei tempi di realizzazione, massimo isolamento termoacustico e costi competitivi. Un team di professionisti alla ricerca delle soluzioni più innovative, sia tecnologiche che estetiche, in possesso delle certificazioni europee in materia di costruzioni metalliche per ambiti civili. Cantarini Meccaniche SRL, divisione edilizia, progetto Casa Futura. Sicurezza per sempre. Castelfidardo, www.cantarini-mec.it. Email info@cantarini-mec.it. Telefono 071 78 22 568. Porte per interni, parquet, armadi e portoni blindati. Garofoli, coordinati di alta qualità. Si salvi chi può tra Civitanovese e Castelfidardo. Il turno infrasettimanale dell'8 dicembre riserva un derby da vivere sui carboni ardenti, tra due formazioni bisognose di punti per rivitalizzare una classifica davvero traballante. Due vittorie nelle ultime 13 partite per la Civitanovese di Bruno Caneo, perseguitata dalle ataviche beghe societarie con la rosa spolpata da infortuni e abbandoni. Castelfidardo ha 14 punti, uno in meno dei rossoblù. I biancoverdi si presentano a Civitanova Marche senza allenatore. L'1-2 casalingo di domenica con il San Nicolò è costato la panchina a Gianluca De Angelis. La società sta vagliando una folta rosa di nomi, ma il favorito sembra essere Gigi Zaini, tra l'altro avvistato sulle tribune del Polisportivo. Il ruolo di traghettatore per il match odierno è affidato a Giorgio Pantalone, tecnico della Juniores nazionale del Castelfidardo, un passato con Camerano e con lo dribbling. Caneo costretto a rimodellare l'assetto difensivo. Davanti al portiere vassallo si sistemano Vallesi, Progna e Mosca, centrocampo con Rubino e Tortelli sugli esterni, in mezzo Cesca e Lignani al rientro dopo due turni di squalifica, tridente avanzato con Giovannini, Battisti e Negro. In panchina
il difensore classe 96 Stefano Cichella, figlio di Adolfo, protagonista degli anni gloriosi dei rossoblù in C2. Pantalone schiera davanti al portiere Di Gennaro una linea a 4 con Massi, Filipponi, Silletti e Bordi, Pigini, Lodi e Berardi a centrocampo, Albanesi e Maisto ai lati di Soragna per disegnare un 4-3-3. Dirige Camilli della sezione di Foligno, match per pochi intimi nonostante il pomeriggio di sole. Maglia bianca con banda diagonale rosso-blu per la Civitanovese. Al terzo break di Albanesi per il Castelfidardo, Tortelli chiude tempestivamente in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Silletti anticipa tutti all'altezza del primo palo, ma non inquadra per un soffio la porta di Vassallo. Dopo 8 minuti la squadra di Pantalone perde Lodi per infortunio, rimpiazzato dall'under Gramazio, classe 98. Al nono, follia di Vassallo che rischia tremendamente sull'assalto di Soragna, ma riesce a salvarsi in circostanze fortuite. Al sedicesimo, colpo di testa debole di Berardi su punizione dalla sinistra. Vassallo blocca, ma la squadra di Caneo sembra in sofferenza sulle palle inattive. Al diciannovesimo, Giovannini a contatto con Bordi, proprio sotto gli occhi dell'assistente di linea. Ingenuità che poteva costare cara al numero 11 di casa, ma il direttore di gara non ravvisa condotte scorrette. Al 24esimo pallone profondo dalle retrovie, aggancio magnetico di Soragna che lascia poi sfilare per Maisto, bravo a finalizzare di precisione alla destra dell'attonito Vassallo. 1-0 per gli ospiti, ottimale l'intesa tra i due elementi offensivi del Castelfidardo, ma difesa rosso-blu colpevolmente statica e poco reattiva. Al 26esimo biancoverdi vicini al raddoppio, Soragna arriva con un pizzico di ritardo su un pallone recapitatogli dalla sinistra. Seconda parte di frazione povera di sussulti di cronaca, sterile la reazione della Civitanovese, iniziative vorticose e frenetiche dei ragazzi di Caneo condizionati dagli errori nei passaggi e dall'eccessiva leggerezza del tridente d'attacco, inadatto a fronteggiare una difesa solida e prestante come quella fidardense che concede pochissimi spiragli. Al 40esimo tentativo tenero di Negro su punizione, De Gennaro blocca. Al 44esimo pericolosissimo contropiede ospite, Albanesi azzarda un dribbling di troppo invece di appoggiare per Maisto, libero sulla destra e la difesa della Civitanovese si salva. Nell'unico minuto di recupero Giovannini addomestica al meglio un pallone in area, ma conclude largo di destro, prima e unica occasione rossoblu nell'arco del primo tempo. Squadre al riposo sullo 0-1, premiato il maggiore equilibrio del Castelfidardo in una gara povera tecnicamente. Castelfidardo più compatto sia in fase difensiva sia in fase di proposizione dell'azione. In avvio di ripresa la squadra di Pantalone si mostra ancora più tonica. I giocatori sempre primi sul pallone, avvantaggiati da una superiore condizione fisica. Al sesto maldestro controllo di Progna che innesca Albanesi, poco deciso nella conclusione. Al 18esimo pallone invitante dalla destra in area rossoblu, né Soragna né Maisto sfruttano l'occasione. Ospiti in controllo della gara, la linea difensiva a 4 non subisce particolari sollecitazioni, ripartenze non molto frequenti ma sempre pericolose. Caneo fa debuttare l'ultimo arrivato Cichella per Mosca nelle vesti di regista difensivo, dentro Marconi per Gramazio nel Castelfidardo. Al 28esimo Negro da sinistra duetta con Battisti e va al tiro, De Gennaro blocca senza difficoltà. Pantalone richiama Maisto, tra i migliori in campo per inserire il giovane Marchetti. Caneo aggiunge centimetri in avanti con l'innesto di Rapagnani in luogo di Progna. Al 33esimo punizione di Negro, deviata in calcio d'angolo. Civitanovese con Battisti più arretrato e tre punte per dare la caccia al pareggio. Al 38esimo sponda di Battisti per Negro, che cerca di tenere basso il pallone senza inquadrare la porta. Solo una circostanza estemporanea può raddrizzare la gara per la Civitanovese. Al 41esimo da una punizione in fase d'attacco in favore del Castelfidardo nasce un contropiede per i rossoblù. Bravo Giovannini a cambiare il fronte di gioco da destra a sinistra. Lucido Rapagnari nel servire in profondità Battisti che infila in uscita De Gennaro. Partita stravolta, la Civitanovese non si accontenta e punta al bottino pieno. Al 43esimo Rapagnani stecca il passaggio decisivo per Giovannini con la difesa del Castelfidardo in totale bambola. Nel primo minuto di recupero, Giovannini però si riscatta, entra caparbiamente in area e insacca di precisione per il più imprevedibile degli epiloghi, 2-1 per la Civitanovese. Il Castelfidardo non ha più la forza di reagire, finisce 2-1 per i padroni di casa che strappano una vittoria del tutto insperata fino a pochi minuti dal termine. Tre punti che ovviamente non dissolvono le tante problematiche che attanagliano i rossoblù in questa fase della stagione, ma che danno quantomeno sollievo e nuova energia a tutto l'ambiente. Per il Castelfidardo una beffa terribile, come domenica con il San Nicolò si è passati dall'1-0 all'1-2 per una serie di ingenuità e una cattiva gestione complessiva del vantaggio.
A fine partita, scene diametralmente opposte. I giocatori di Caneo festeggiano sotto la curva. I tifosi rossoblu festanti spronano i giocatori a dare il massimo per la maglia in una stagione che si annuncia piena di sacrificio e sudore. Dall'altra parte, i giocatori della Castelfidardo assistono stremati e impotenti alla contestazione dei tifosi, come nel più barbaro dei plotoni di esecuzione. Poco da rimproverare ai ragazzi di Pantalone sotto il profilo dell'impegno. Gli ultimi minuti di gara rispecchiano però appieno il momento difficile dei castellani. Il nuovo tecnico porterà certamente stabilità e sicurezza alla squadra. Nel dopogara bocche cucite per il Castelfidardo, spazio a mister Caneo. Mister Caneo, a metà ripresa, quanto credeva e quanto sperava in questa rimonta? Ma io ci credo sempre. Ho cercato di inculcare ai ragazzi questa mentalità, che sino a che l'arbitro non fischia la fine c'è sempre speranza. Noi oggi abbiamo incontrato una buonissima squadra, ci ha messo in gravi difficoltà, però anche perché non eravamo partiti bene sinceramente. Quindi nel secondo tempo i ragazzi hanno cercato di sistemare le cose, giocando con un po' più di tranquillità, un po' più di precisione. Alla fine ho cercato di dare una smossa, variando e cambiando sistema di gioco e uomini di reparto, e quindi cercando di mischiare un po' le carte. Devo dire che è andata bene, però il merito va tutto a questi ragazzi che hanno buttato veramente il cuore oltre l'ostacolo, come si dice in gergo, però oggi l'hanno fatto veramente tanto nel secondo tempo, e quindi questo va dato merito a questi ragazzi che stanno facendo delle cose importanti. Voglio parlare di calcio, non voglio parlare di altre situazioni in questo ambiente. In questo momento particolare la società ha preferito non lasciare dichiarazioni. Sono venuto io da responsabile dell'area tecnica per dire che comunque in questo momento è meglio tacere, farsi un'analisi di coscienza approfondita. E la priorità adesso è prendere l'allenatore e guardare subito avanti alla prossima partita con il Chieti. E il punto interrogativo sarà quale Chieti si presenterà a Castelfidardo, e tra poco vedremo il servizio su Chieti Jesina. Rimaniamo, Marco, nella parte bassa della classifica, diciamo da 18 in giù, San Marino compreso, tutti coinvolti secondo te, o si potrebbe anche riagganciare qualche altra squadra? Ma sicuramente queste sono in questo momento quelle che dobbiamo guardare chi ci sta sopra. Noi ci abbiamo da raggiungere il Pineto, il Castelfidardo, e quelli sono i nostri obiettivi. Una volta raggiunti poi si guarderà più in su e cercheremo di rosicchiare altri punti. Senti, ovviamente tutte le partite sono importanti, però questo fine girone di andata per voi è direi decisivo. Avete il Pineto fuori, Romagna Centro in casa. E per restare aggrappati al caro salvezze è assolutamente necessario fare almeno 4 punti, 6 sarebbe meglio, come direbbe Catalano, altrimenti rimontare sarebbe un'impresa veramente. Sì, abbiamo questi due scontri diretti che sono essenziali per noi e non dobbiamo sbagliare questi due appuntamenti. Ne siete consapevoli, no? Chiaramente, eravate consapevoli anche oggi, per dire la verità. Sì, doveva essere un mese importante. Perché dovevamo prendere qualche punto in più, così non è stato, e cercheremo in queste ultime due partite di prendere il massimo possibile. Incognita Chieti, intanto la Jesina ha vinto ed era la cosa più importante, quella che ci interessa da vicino. Per quanto riguarda invece la società abruzzese, siamo veramente all'ora X, nel senso che o si rilancia o rischia seriamente il fallimento, e lo vediamo anche dal nostro servizio. Esplora nuovi orizzonti, conquista territori sconosciuti, scopri il vero sapore della libertà con la nuova Suzuki S-Cross. Dove andrai? Nuova Suzuki S-Cross, scegli la tua destinazione. Suzuki. Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma 2 o 4 ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. We'll be right back.
All'Angelini si replica un film già visto. Sul campo la partita è impari. Da un lato un manipolo di ragazzi, volenterosi e generosi. Dall'altro un avversario, nello specifico la Jesina, arrivata in Abruzzo per intascare i tre punti. Giocare in queste condizioni diventa difficile, se non impossibile. Il Chieti è di fatto senza società. Giacomini si è oramai defilato e c'è il fallimento societario che incombe. Diversi i creditori che bussano alla porta neroverde. A fine gara il tecnico Alberto Mariani si sfoga. Nelle sue parole quasi un commiato, nonostante ci sia una persona, Nobile Capuani, ex dirigente sportivo di L'Aquila e Giulianova, pronto a dare una mano alla squadra. La situazione però è difficilissima e nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche decisione. Non sento da tempo nessuno e se sono venuto qua non sono venuto per amicizia di nessuno, sono venuto da allenatore che si è arrampicato con competenza probabilmente, ma anche con grandi sacrifici e con grande educazione verso tutti fino alla Serie B che ho fatto l'anno scorso. Mi sono ritrovato buttato in un progetto inesistente e quindi è chiaramente colpa mia che ci ho creduto. Però adesso da domani le cose devono assolutamente cambiare per un verso o per un altro. In attesa degli sviluppi, la partita. Atmosfera irreale allo stadio Angelini, curva Volpi vuota, settore ospiti idem, in tribuna poche decine di spettatori. Queste le fasi salienti del match diretto da Check-in di Bassano del Grappa. La Jesina vuole sbrigare la pratica subito. Secondo minuto, conclusione di Cardinali, Ronchi è superato ma sulla linea salva Aidini. Al decimo arriva il gol partita. Sugli sviluppi di una punizione, colpo di testa vincente di Bontà. Il Chieti prova a reagire senza riuscirci. La Jesina invece vuole il raddoppio e ci va vicino alla mezz'ora con Shiba, tiro a fil di palo. Al 32esimo da registrare l'unico tiro in porta del Chieti nei primi 45, Faella conclude centralmente. Nel finale di tempo Jesina vicino al bis, azione personale di Pier Federici che penetra in area, si accentra e lascia partire un fendente, molto bravo Ronchi. Nella ripresa la Jesina vuole chiuderla ma spreca tante occasioni, le principali. Settimo minuto, Pier Federici a botta sicura nell'area piccola, Ronchi rimedia con bravura. Due minuti dopo altro salvataggio in area neroverde, il muro difensivo ribatte una conclusione da pochi passi. Ventesimo, la squadra marchigiana si divora il raddoppio, Pier Federici con la porta a disposizione spara alle stelle. Due minuti dopo un episodio che poteva costare caro alla formazione ospite, secondo giallo per Bontà e squadra che rimane in 10. Il Chieti però non ha la forza per approfittarne ed è anzi la Jesina che potrebbe segnare ancora. Trudo colpisce il palo a due minuti dal 90esimo. Finisce qua. Domenica prossima trasferta per la formazione neroverde sul campo del Castelfidardo, ma la domanda è: scenderà in campo il Chieti? Questa è veramente una bella domanda ed un'incognita, anche se mancano meno di 72 ore a questo match. Allora, vediamo un attimo le partite che si giocheranno domenica in questo campionato, perché avremo Alfonsino e Fermana, avremo per esempio Campobasso Agnonese, e qui abbiamo l'assurdo della burocrazia italiana perché è stata vietata la trasferta dei tifosi dell'Agnonese a Campobasso, i tifosi dell'Agnonese che sono secondo me tra i più pacifici dello Stivale, insomma, però per motivi di ordine pubblico la trasferta è vietata a Campobasso. Castelfidardo Chieti, come abbiamo detto, Jesina Monticelli, Pinetore Canatese di cui abbiamo parlato, Romagna Centro Vispesaro, e non sarà una partita semplice per la squadra di Sassarini, come non sarà una partita facile quella che il Matelica giocherà sul campo della San Maurese, poi San Nicolò San Marino e Vastese Civitanovese. Ed a proposito del Monticelli andiamo a vedere il netto 3-0 con il quale la formazione di Nico Stallone, costretta a giocare, pensate, oggi a Monte San Giusto, quindi veramente a decine di chilometri di distanza da Ascoli Piceno, ha battuto il Pineto, prossimo avversario della Recanatese, quindi il nostro Marco Villanova magari guarderà questo servizio con particolare attenzione. Vediamo. Rally Car, qualità e convenienza. Volkswagen Up da 9.900 euro. Audi Q2 da 26.500 euro. Volkswagen Golf TGI da 17.900 euro. Renault Captur da 16.900 euro. Jeep Renegade da 19.900 euro. Audi A3 Sportback da 21.500 euro. Fiat Panda Cross da 16.900 euro. Volkswagen Polo da 10.900 euro. Fiat 500X da 17.900 euro, Fiat 500L da 16.800 euro. Sul sito puoi scegliere tra più di 100 auto usate. Ready Car, Traia e Potenza Picena.
Monticelli e Pineto si sfidano sul sintetico dello stadio Villa San Filippo di Monte San Giusto per la 15ª giornata andata del girone F di Serie D. In avvio subito propositivi ragazzi di Stallone, qui con il cross di Aloisi, sporcato in corner da Maloku. Quinto minuto, va dalla bandierina a Forgione. Il pallone arriva in area piccola a Bucchi, che è lesto e con il tacco sinistro batte Mazzocchetti, subito in vantaggio la squadra ascolana. Terzo centro di campionato per il 33enne attaccante ex Teramo, festeggiato da tutti i compagni. Oggi Monticelli in tenuta rossa con bande nere. Prova a rispondere la squadra di Amaulo, qui con Logo Luso. Il tocco per Cacciatore, che viene steso al limite dell'area di rigore da Capitan Sosi. Calcio di punizione da una buona mattonella, va lo stesso Cacciatore, conclusione debole, nessun problema per Marani, 21enne estremo difensore del Monticelli. Ancora un corner per la formazione ascolana, il tocco all'indietro di Pirantozzi per Iannascoli, lancio alla ricerca di Pedalino, esce in qualche modo Mazzocchetti, poi il tentativo col destro di Terrenzio, ma ferma il gioco l'arbitro Panozzo. Sempre sulla destra la manovra del Monticelli, Bracciatelli subito in verticale per Pedalino che arriva in area di rigore, poi il destro rasoterra che sfila sul fondo, sempre temibile, trentenne attaccante del Monticelli. Calcio piazzato sul fronte opposto di Cacciatore, la sfera arriva a Pisani, rasoterra che sfiora il palo. Ancora Monticelli, stavolta sull'out di sinistra con Forgione che supera in dribbling un avversario. Parte questo cross interessante per Pedalino, anticipato sul più bello. Poi Bracciatelli e Caparbio, lotta sul pallone. Il tocco all'indietro per la corrente, Iannascoli respinge la difesa abruzzese. Ancora Pineto con Palumbo, l'attaccante della squadra di Amaulo, conclusione interessante col destro che però non inquadra lo specchio della porta. Si passa la ripresa con il Monticelli avanti di un gol, il Pineto deve recuperare il pallone, giocato di testa da Mariani, poi la ciabattata sul più bello di Logo Luso, nulla di fatto. Sulla destra l'iniziativa di Bucchi, il tocco per Iannascoli, chiude il triangolo per la corrente Bucchi che però col piatto sinistro spara alle stelle. Si dispera il numero 10 del Monticelli. Ancora Pineto che però perde palla a centrocampo, siamo al minuto 61. Bucchi lavora la sfera sul cerchio centrocampo, l'imbucata magnifica per Pedalino, stop col sinistro, conclusione col destro ed è 2-0, un cecchino in area di rigore. Pedalino festeggiato da tutti i compagni, ancora una volta glaciale, sfrutta al meglio l'assist di Bucchi, si intendono a meraviglia i due. Ora è durissima per il Pineto, qui il tentativo ancora di Mariani, grande parata di Marani in due tempi, distinto l'intervento del portiere del Monticelli che salva i suoi. Minuto 73, ancora un corner, la sfera arriva a Iannascoli, conclusione a spiovere col destro, intervento goffo di Mazzocchetti ed è 3-0, c'è gloria anche per il centrocampista classe 94, festeggiato da tutta la panchina ascolana. Match in ghiaccio e ora è pura accademia, entra anche Ciabuschi, qui per Bracciatelli, il tocco per Pedalino anticipato da Mazzocchetti in uscita bassa, cerca almeno il gol della bandiera la squadra abruzzese. Qui è Antenucci, entrato nella ripresa col destro, rasoterra, pallone di poco a lato, era comunque sulla traiettoria. Marani, ancora nel finale il Pineto con D'Angelo che viene esteso da Wadé, l'ultimo arrivato in casa Monticelli, buona la sua prova a centrocampo. Il piazzato di Palumbo che va a colpire l'incrocio dei pali, rimane inviolata la porta del Monticelli. E così la squadra di Stallone può festeggiare un'importantissima vittoria per 3-0, quarto successo in campionato per gli ascolani che salgono a quota 21 punti in classifica in vista del prossimo match sul campo della Jesina. Mister, è arrivata la seconda vittoria fra virgolette in casa, è stato un ottimo Monticelli, attendo in difesa davanti a impensierito sembra la difesa del Pineto, un'analisi tecnico-tattica di questa partita.
Ma io credo che oggi abbiamo confermato di essere la squadra solida che ormai tutti ci definiscono, probabilmente una delle squadre più tofte, più solide, più fastidiose di questo campionato. Difficilmente le squadre avversarie con noi riescono a far gioco o creare palle importanti. Noi riusciamo in qualche modo a essere organizzati in modo tale da impedire il gioco avversario. Oltre a questo, finalmente, dopo tanto pellegrinare e dopo aver giocato in casa su 7 campi neutri e diversi, oggi abbiamo trovato un campo che ci ha permesso un pochino di giocare a calcio e fortunatamente si è rivista la famosa Stallone Band che giocava a calcio negli anni passati, e quindi se così ci possiamo permettere di trovare oggi un alibi al passato, forse spesso era colpa del campo se abbiamo fatto solo partite a volte di grinta di carattere e non di qualità. Oggi secondo me c'è stata organizzazione, grinta, carattere, ma finalmente c'è stata anche qualità. Io ho visto delle giocate pregevoli, ho visto i miei ragazzi che si sono divertiti e finalmente abbiamo giocato e dato tante palle importanti anche alle nostre punte che essendo tutte e due, anzi tutte e tre, anche con l'entrata di Ciabuffi, tutte e tre molto forti, ci permettono di avere anche una finalizzazione del lavoro che gli altri fanno. In una gara praticamente perfetta è difficile dare la palma del migliore in campo, secondo lei? Ma guarda, io oggi mi piace ricordare, oltre alla grandissima prestazione di un ragazzo che si chiama Bracciatelli, che è un 98, io mi permetto di dire che noi nelle ultime due settimane, e mi fa piacere anche questo sottolinearlo, abbiamo fatto giocare due 99. La settimana scorsa Cocchieri ha giocato a campo basso e oggi ha giocato Aloisi fin dall'inizio, due 99 ai quali vanno fatti i complimenti. E poi finalmente, per completare il cerchio, oggi è esordito un altro 98, Lancianese, quindi diciamo che un po' in tutta la rosa, 98 e 99 che si allenano con noi, hanno tutti giocato in prima squadra. Questa forse credo, al di là del risultato, al di là della qualità espressa, al di là dell'organizzazione del gioco, è la più grande soddisfazione di queste due giornate. E intanto zitto zitto il Monticelli di Nico Stallone a 21 punti in classifica. Poi tra l'altro ricordiamo che il Monticelli sino a questo momento ha perso soltanto due partite. Oggi erano fermi i campionati dilettantistici regionali, ma si è giocato in un girone di prima categoria, il girone C, ovviamente quello che è stato fermo a lungo per i ben noti eventi sismici, un segnale importante di ripresa. Oggi c'è stato il recupero di una delle tre giornate che debbono essere appunto recuperate. Vediamo insieme i risultati della nona giornata: Amatori Corridonia Pioraco 1-1, Caldarola Fortitudo Fabriano 0-4, Casette Verdini batte Monte Milone Pollenza 1-0, Elpidiense Cascinare Camerino 1-1, Fiuminata Pignanese 0-0, Monte Luponese Valdichienti 1-1, Muccia Francavilla 1-1, Porto Potenza batte Cluentina 1-0. La Monte Luponese in testa alla classifica con 20 punti, Camerino e Casette Verdini seguono a quota 16, Fortitudo Fabriano e Muccia al quarto posto con 15 punti. Dobbiamo andare di corsa, abbiamo ancora un servizio da proporvi ed è quello relativo al big match della giornata in Serie D, il derby abruzzese tra le due inseguitrici del Matelica, vale a dire Vastese e San Nicolò. Vediamo. Il derbissimo di Serie D sorride all'Abruzzo con due belle realtà che si dividono la posta in palio e sfruttano il passo falso della Matelica per agganciare e avvicinare rispettivamente la vetta. San Nicolò, primo, Vastese a meno uno. L'Abruzzo c'è e lo dice a gran voce alla Laguna di Vasto davanti a circa 1000 spettatori. Finisce 1-1, direzione arbitrale affidata a Testi di Livorno. 4-3-3 classico per Colavitto, 4-2-3-1 per Epifani, oggi squalificato, spesso adattato a 4-4-2 con Moretti vicinissimo a Traini. La cronaca con le immagini di Edoardo Daddario, poco o nulla da segnalare nei primi 20 minuti, tanto tatticismo, squadre ben messe in campo e qualche squillo da calcio di punizione. 16esimo Fiore da buona posizione calcia debolmente, 19esimo Di Lullo da lontano, impegna Russo che deve disinnescare in calcio d'angolo. Cresce la Vastese che mette pressione alla San Nicolò, 24esimo Fiore danza sulla linea di fondo e imbecca Felici che però calcia con il piede sbagliato, il destro non è amico dell'11 biancorosso e Pretara salva. 35esimo Prisco, che occasione, tutto solo, calcia al lato da posizione più che invitante. 40esimo protesta in massa la Vastese, Manisi dopo una bella discesa crossa, tocco di mano in area. Testi concede solo l'angolo ma viene letteralmente accerchiato dai biancorossi. Ci sono le immagini, giudicate voi. Sussulto San Nicolò con Traini al 43esimo che prova a sfruttare un errore di Mensah ma calcia male da ottima posizione.
Ripresa subito il gol della Vastese al quinto con Felici che disegna un arcobaleno biancorosso che termina sotto l'incrocio direttamente da calcio di punizione. Festa grande all'Aragona, ma il San Nicolò non ci sta. Dentro Chiacchiarelli e Massetti, gli ospiti prendono campo ma non creano pericoli. La Vastese si accontenta e abbassa il baricentro, ma la pressione di Stivaletta e compagni è premiata al minuto 41 con Massetti che di destro supera Russo con un preciso diagonale. Qualche minuto più tardi Valente di Roma 2 segnala all'arbitro una presunta gomitata di Prisco, rosso diretto. Ma non succede più nulla, un bel derby ma soprattutto una classifica che sorride a entrambe le formazioni e l'Abruzzo ringrazia le impressioni del dopogara partendo da una stretta di mano. Io chiedo scusa perché... Allora partiamo... Siamo quasi. Partiamo partiamo da questa stretta di mano, presidente Bolani. Bolami, stretta di mano con Colavitto per un patto che vuole portare la Vastese in Lega Pro? No, ho sempre detto, noi siamo qua, ogni domenica ci giochiamo la partita, stiamo programmando, era in 3 anni, però come ho sempre detto, se dovesse capitare prima non ci eravamo mai indietro. Il pareggio di oggi, contento quanto? Un 70%, perché ho visto una squadra viva, vogliosa, il San Nicolò ha fatto poche occasioni, un gol annullato, però sono episodi, l'arbitro può sbagliare, non mi interessa, ho visto la mia squadra molto grintosa e questo mi fa molto coraggio. E le vertigini lì su? No, sono abituato e ci credo ancora a questa squadra. Sicuramente in settimana arriverà qualche rinforzo per dare una spinta in più, ma senza stravolgere la squadra, perché veramente è un gruppo eccezionale. Colavitto, l'analisi della partita per 55-60 minuti, praticamente avete, non dico schiacciato, ma avete messo in grossa difficoltà il San Nicolò. Poi vi siete accontentati e avete permesso al San Nicolò di alzarsi? No, noi abbiamo giocato per tutti i 95 minuti allo stesso modo, soltanto oggi sinceramente io non parlo mai degli arbitri, cioè veramente la partita è stata registrata e quindi voi potete vedere bene e far rivedere bene alcune immagini salienti. C'è il rigore il primo tempo? Di mano. Compreso per molto poco a noi in casa contro il campo basso abbiamo subito il rigore, però purtroppo gli errori ci sono, li faccio io, li fa la mia squadra, li fanno gli avversari e quindi li fanno anche l'eterna arbitrale. Mi dispiace per Umberto perché comunque non capisco questa espulsione data a Prisco a fine partita, sinceramente una cosa che mi lascia molto, molto perplesso. Le chiedo una cosa prima di lasciare il microfono ai colleghi. Vastese, che comunque ha recuperato un punto sul Matelica, oggi probabilmente nessuno se l'aspettava il KO interno del Matelica. Guarda, ci guardiamo al primo posto? No. Allora, perché no? Allora, se noi ci dovessimo tirare indietro da una situazione del genere saremmo dei masochisti. Quindi obiettivo promozione? No, non è l'obiettivo promozione, noi guardare partita per partita. Oggi era una tappa fondamentale, la mia squadra l'ha affrontata con il piglio giusto, con il piglio di squadra che vuole far bene in questo campionato. Ricordiamoci, 20 elementi nuovi ai quali il sottoscritto ha dato un'identità. Ora dobbiamo riacquistare le nostre energie, soprattutto mentali, oltre che fisiche, perché domenica viene una squadra che non so cosa abbia fatto oggi, ma dobbiamo scendere in campo super, super concentrati per cercare di portare a casa la vittoria, perché sennò è un campionato dove è Matelica Docet, dove praticamente ogni squadra può vincere contro chiunque, quindi se non scendi in campo come devi scendere, prendi le batoste sui denti. Presidente Di Giovanni, un punto importantissimo, il Matelica che perde in casa, la vetta ciuffata, un bel 8 dicembre per il San Nicolò. Sicuramente sì, credo che abbiamo disputato una buona partita, il risultato di pareggio è il risultato giusto secondo il mio parere, è stata una bella partita con due bellissime squadre, quindi noi adesso siamo primi ma non ci interessa quello, perché noi siamo partiti per fare bene e lo stiamo facendo, quindi sono altri secondo me che devono vincere il campionato. Comunque noi adesso ci siamo e faremo di tutto per poter terminare questo campionato il più in alto possibile. Se dovessi dire il San Nicolò oggi, classifica alla mano, può e deve provare a vincere il campionato, lei cosa mi risponde, Presidente?
ma le rispondo semplicemente che noi ci proviamo, perché l'ho detto prima, non costa nulla, ci siamo, perché adesso dovremmo tirarci indietro. Però non è questo il nostro principale obiettivo, il nostro principale obiettivo è quello di disputare un bellissimo campionato. Se poi alla fine siamo primi, vorrà dire che l'abbiamo meritato, perché sicuramente l'abbiamo meritato. Se arriviamo secondi, terzo, quarto, l'importante è che facciamo i playoff, perché quello è stato il nostro obiettivo e lo vogliamo mantenere. Questo campionato alla fine qualcuno lo dovrà pur vincere, no? Perché veramente tutti si tirano indietro, sembrano tirarsi indietro. Allora, siamo davvero in conclusione di questa puntata infrasettimanale delle Marche nel pallone. Ringrazio l'attaccante della Recanatese Marco Villanova che ci ha tenuto compagnia. Grazie Marco. Grazie a voi. In bocca al lupo per questo ciclo di partite prenatalizie che sono davvero fondamentali. Grazie a Sara Santacchi che ha condotto insieme a me questa trasmissione mentre abbiamo concesso un pit stop a Giuliano Gubinelli. Ci ritroveremo ovviamente domenica alle 21 sui consueti canali 11 e 111 del Digitale Terrestre. Grazie a voi tutti per averci seguito e buonanotte.